fratello, Cosa gli ha detto papà Francesco? Niente, la benedizione sola e basta. È un sorriso e prega per noi. Cosa può cambiare la visita di papà Francesco in questo quartiere che ancora dopo tanti anni aspetta risposte? Ma chi lo sa, speriamo più presto possibile che debbano cambiare. Il quartiere ha reagito benissimo, le lenzuola bianche sono ovunque. Sì, abbiamo scritto una bella pagina perché oggi finalmente hanno testimoniato che accolgono effettivamente il Papa, ma significa che stanno condividendo finalmente il progetto di Puglisi. Lenzuoli bianchi significano tanto. È già una novità, perché quando è morto mio fratello lenzuoli bianchi non hanno messo fuori a Brancaccio, hanno chiuso le persiane quando è morto mio fratello che passava alla bara. Questo era al suo tempo Brancaccio, ora vedo che è un po' cambiato, perché già vedo le lenzuole bianche che prima non si vedevano quando succedeva una cosa del genere. Antonella, hai dato la corona di fiori a Papa, ancora sei emozionatissima. È un'emozione che non si può descrivere, se non si vive non si può capire. Lui ha un sorriso contagioso e una gioia veramente contagiosa, rara. Tu sei una volontaria del Centro Padre Nostro? Sì, sono una volontaria da 3 anni. E questa è il centro mi ha cambiato la vita, ma con oggi mi ha fatto un regalo meraviglioso. Il Pontefice ti ha regalato qualcosa? Sì, mi ha regalato un rosario che terrò per la vita. È stata una cosa dolcissima. Avete avuto il Papa sotto casa, siete contenti? Felicissimi. È stato molto emozionante. Una cosa che non credevo di poter provare. Ha visto il quartiere voi con le lenzuola bianche? È una bella emozione. Sì, bellissimo. Segnale forte per Palermo. Un segnale forte, sì. Qual è il segnale? Di pace, di amore, di serenità, di tranquillità.